Il direttore racconta la storia di una fabbrica e di una città in un periodo drammatico del nostro paese, caratterizzato da un livello di scontro politico e sociale che sfociò poi nel terrorismo e nelle Brigate Rosse. Ma è anche la storia del conflitto fra un padre e un figlio, in relazione proprio alle vicende che attraversarono tutti gli anni 70. Quella del direttore è quindi una storia collettiva da un lato e personale dall'altra, in cui l'autore ha voluto, anche in un momento particolare della sua vita, affrontare pagine rimosse o dimenticate del suo passato.